L'economia del nostro paese nel 2021 ha avuto un'impennata importante, infatti ha chiuso con un PIL a più 6,3%, niente a che vedere naturalmente con il periodo pre-Covid, ma comunque di buon auspicio per il futuro. Il tutto è frutto di sacrifici da parte dei cittadini e delle istituzioni stesse. Però tutto questo rischia di essere vanificato per effetto dell'aumento incondizionato delle bollette e dell'inflazione. C'è bisogno che il governo, subito dopo le elezioni del Presidente della Repubblica, mi metta mano per far sì che questi sacrifici non vengano vanificati.